siamo arrivati nella seconda parte della nostra trasmissione e in compagnia della nostra ospite Maria Paola, la dottoressa Maria Paola Merlo, fondatrice di Ambadue The Science of Nature, che si occupa di cronocosmesi. Buongiorno Paola, sei in diretta radiofonica e quindi in diretta per i nostri amici ascoltatori che ci seguono sulle nostre frequenze di Radio Antenna 1, innalziamo le vibrazioni. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito. Benissimo, come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Siamo molto contenti di averti con noi questa mattina perché vogliamo affrontare questo argomento che è la cronocosmesi e quindi ne parleremo con te. Intanto ti presento, Maria Paola Merlo è fondatrice appunto di Ambadue, nata e cresciuta a Torino, ha 35 anni e nel 2009 si è laureata in chimica, ottenendo poi la specializzazione in chimica dell'ambiente e un master all'università. All'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La sua passione per la scienza ha accompagnato scelte di vita e di lavoro. Gli anni di studio le hanno permesso di comprendere a fondo il concetto di chimica, uscendo da quella connotazione negativa a cui spesso è associata. Un percorso che ha portato alla creazione di Ambadue, come abbiamo detto, The Science of Nature, una linea cosmetica eco-bio, italiana e vegana, che unisce la natura alle più innovative tecnologie biochimiche. Quindi benissimo, bella presentazione giustamente di tutto il tuo percorso di studi e di come dire, formazione, no? E di impegno e dedizione in questo ambito. E quindi la prima domanda, Maria Paola, che cos'è la cronocosmesi? Allora, con cronocosmesi intendiamo quei prodotti cosmetici che seguono i ritmi circadiani della pelle e quindi la cronobiologia cutanea. E per capire ovviamente meglio che cos'è la cronocosmesi bisogna capire che cos'è il ritmo circadiano. Il ritmo circadiano è il ritmo alla base di tutti quei processi biologici, come sì, per esempio il ritmo sonno-veglia, il controllo della temperatura corporea, l'attività cardiaca, tutti quei processi fisiologici, e dobbiamo immaginarci come se ci fosse un orologio centrale collegato al sistema nervoso che, come un direttore d'orchestra, dirige tutti gli altri orologi periferici che ci sono nel corpo, e anche la cute ha il suo orologio che è collegato a quello centrale. Ecco. Questo in maniera ovviamente molto semplificata, però è per capire quello che è il ritmo circadiano in senso generale. Certo. Quindi possiamo procedere come successiva domanda: qual è la relazione tra il ritmo circadiano e la cosmesi e quindi la pelle? Esatto. Allora, praticamente, se il ritmo circadiano è quello che abbiamo appena detto, sì, praticamente la pelle non è la stessa di giorno e di notte, quindi è caratterizzata da da diversi parametri proprio, che sono traspirazione, produzione di sebo, idratazione, spessore. Sono una serie di parametri che variano durante la giornata. Okay. Con la professoressa Gaudiello, che è il direttore tecnico del mio laboratorio, abbiamo ideato quindi un modello formulativo cosmetico che si basa proprio sul osservare questi parametri, quindi capire come varia la pelle durante la giornata e proporle dei cosmetici rispetto a come, tra virgolette, ragiona. Mm-hmm. Cioè, partendo dal presupposto che è diversa di giorno e di notte, non gli proponiamo lo stesso prodotto, quindi andiamo a differenziare tra il giorno e la notte, ovviamente basandoci su quelle variabili e su quello che è l'obiettivo che vogliamo ottenere ovviamente. E quindi ci saranno una scelta che riguarderà quelli che sono i principi funzionali, sì, la tipologia cosmetica e l'orario opportuno per poterlo fare, ovviamente distinguendo in macro categorie che è il giorno e la notte. Quindi non per la nostra, diciamo, filosofia, non solo un cosmetico sempre,
che va bene sempre per tutte le pelli. Quindi cambiare cosmetico, l'utilizzo di cosmetici a seconda del momento della giornata. Esatto. Maria Paola, quali sono i principi funzionali maggiormente utilizzati nell'ambito della cronocosmesi? Allora, in realtà non ci sono dei principi funzionali maggiormente utilizzati. Come dicevo prima, c'è una scelta che viene fatta rispetto a quello che è l'obiettivo. Cioè, viene fatta una scelta. Noi abbiamo tantissimi attivi che possiamo scegliere, quindi andremo a ragionare rispetto a quello che è l'obiettivo che vogliamo fare. Per esempio, se durante il giorno vogliamo concentrarsi più su quella che è la protezione della pelle dagli stressori esterni, andremo a proporre un cosmetico che ha una serie di principi funzionali in grado di poter aiutare la pelle in questo, e una tipologia di cosmetico adatta a questa tipologia, certo, di pelle e di obiettivo. Quindi non è tanto il principio funzionale, è quale usare per l'obiettivo, ma non solo, qual è la tipologia cosmetica. Si parla di un'emulsione, di una crema, di un siero completamente oil free, una serie di valutazioni anche proprio sulla formula, no? Parliamo spesso di crema ricca e crema più leggera, non è solo quello, è una serie importanti di variabili. E quindi appunto valutiamo quelli che sono i parametri cutanei e proponiamo quello che secondo noi è il cosmetico più adatto a quel momento della giornata. Quindi molto interessante, perché insomma c'è uno studio e una ricerca approfondita proprio su questo momento della giornata che stiamo attraversando sostanzialmente. Esatto, esattamente. Ok, Maria Paola, ti chiedo una breve pausa e poi ritorniamo a parlare di questa interessante tematica e questo sviluppo di ricerca a cui ti sei dedicata chiaramente per tutta la tua vita, possiamo dire, che è la cronocosmesi. Per cui restiamo comunque in sintonia con quello che stiamo dicendo, il tema che stiamo sviluppando. Innalziamo le vibrazioni con la dottoressa Maria Paola Merlo, fondatrice di Ambadue. Ritorniamo subito dopo un breve spazio pubblicitario e i consigli della regia per riparlare di cronocosmesi. Restate con noi, alziamo le vibrazioni. Rieccoci amici ascoltatori, innalziamo le vibrazioni in compagnia della dottoressa Maria Paola Merlo, fondatrice di Ambadue, The Science of Nature, che si occupa di cronocosmesi e oggi ce ne sta parlando, ci sta veramente aprendo ad un mondo nuovo. Maria Paola, abbiamo sospeso la nostra conversazione, ma ti faccio una nuova domanda riguardo ai principi multifunzionali. Ho sentito parlare di principi attivi multifunzionali come l'astaxantina, che credo sia derivata da una microalga, o la rhodiola rosea, che è una pianta antica utilizzata dai popoli scandinavi. Cosa ne pensi di questi principi attivi multifunzionali? Allora, la astaxantina la stiamo valutando io e la professoressa da anni ormai, e soprattutto ci stiamo concentrando su quello che è il metodo estrattivo della astaxantina, perché è un concetto molto importante in cosmesi, cioè come viene estratto il principio funzionale, non solo quelle che sono le caratteristiche del principio funzionale. È un principio funzionale molto promettente, soprattutto per le sue caratteristiche antiossidanti e lenitive, e sicuramente rientrerà in uno dei nostri prodotti prossimi, diciamo, all'uscita, perché come ti dicevo lo stiamo valutando già da anni. Sì, nuove frontiere. Quindi. Sì, noi stiamo valutando quello estratto in CO2 supercritica, che è una delle estrazioni più performanti che esistono ad oggi. Per quanto riguarda la rhodiola, invece, è già presente in un nostro cosmetico, l'Intensive Skin Barrier, che è un attivo con rhodiola legato a due aminoacidi che sono l'alanina e la carnosina, che è un ingrediente, tutto insieme ovviamente con la funzione di questi due aminoacidi, è un ingrediente che è stato studiato scientificamente per trattare la pelle sensibile, perché è in grado di migliorare i segnali neurosensoriali della pelle sensibile, conferisce benessere, aumenta la sintesi di beta-endorfine e dona una sensazione, diciamo, di benessere olistico una volta applicato sulla pelle. Ecco. Quindi anche questo è un
un ingrediente performante che conosco già, sì. Ecco. Quindi nuove frontiere, nuovi sviluppi e nuovi prodotti che saranno presto disponibili. Sì. Maria Paola, come si concilia l'efficacia di un cosmetico con la ecosostenibilità e il rispetto e la protezione degli animali? Allora, farei una distinzione, cioè se parliamo di efficacia di un cosmetico bisogna vedere la formula, cioè in quale concentrazione l'ingrediente funzionale è in formulazione, quindi l'efficacia dipende da quello, quanta è la percentuale del principio funzionale. Per quanto invece riguarda l'ecosostenibilità, distinguiamo tra quelle che sono formulazione vegetali, sì, quindi di prettamente con attivi vegetali, prettamente con attivi di sintesi, e tra queste distinguiamo quelle che sono più ecodermocompatibili e meno impattanti. Faccio un esempio: il nostro brand è certificato AIAB EcoBioCosmesi, quindi aderisce a uno standard di certificazione in cui non possiamo utilizzare per esempio 15.000 sostanze perché sono considerate non ecosostenibili e non troppo ecodermocompatibili. Quindi questa è ancora un altro sottogruppo. Ancora diverso è la questione animale, perché se vuoi andare ovviamente a utilizzare delle formulazioni che non abbiano attivi di origine animale, bisogna focalizzarsi su quelle che hanno la dicitura vegan e quindi vegetali e vegan. E vegan, ho capito. Maria Paola, ci saranno molte ascoltatrici che ci stanno seguendo e quindi sono interessate alla nostra conversazione. Quindi veniamo a qualche consiglio pratico relativo alla cronocosmesi. Quando andrebbero concentrati i trattamenti per viso, collo e décolleté? Allora, come ti ho detto prima, bisognerebbe capire qual è l'obiettivo. Cioè, sicuramente c'è una skincare diurna e una skincare serale, quindi non è solo in un momento della giornata. Però, per esempio, noi tutti i trattamenti filler anti-age li proponiamo, sì, di sera, perché secondo noi, secondo il nostro modello formulativo, è proprio la sera che ci sono tutte quelle variabili cutanee che hanno, quindi predispongono a un maggior assorbimento percutaneo e sono accostati a quello che fisiologicamente è una rigenerazione dell'organismo che avviene di sera. Per quanto invece riguarda tutti i trattamenti che aiutano la pelle nella protezione di tutti quegli stressori esterni, allora ovviamente di giorno formulazioni cosmetiche completamente diverse da quelle serali che vanno proprio a aiutare in questa diciamo protezione. Ecco, quindi ovviamente anche qui in maniera molto semplificata, ma mi viene da fare subito questa differenza, che noi la facciamo proprio marcata, ecco. Ok, e quando è consigliabile invece applicare una maschera riparatrice? Allora, bisognerebbe anche qui vedere la formula, quindi che cos'ha all'interno del cosmetico, ma molto probabilmente il consiglio mio sarebbe quello di godere del relax serale, sì, rilassarsi, rilassarsi che male non fa, certo, e soprattutto quindi goderselo come coccola da una parte, ma anche andare a farlo di sera, perché come ti dicevo prima, proprio di sera c'è la rigenerazione fisiologica, quindi io la proporrei di sera. La proporresti di sera. Quando ci alziamo al mattino, secondo quale criterio è possibile scegliere il prodotto da applicare e che cosa dobbiamo evitare soprattutto? Un consiglio pratico. Allora, il consiglio pratico di che cosa evitare è evitare di non lavarsi il viso. Sembrerà una banalità. Ah, davvero? Sembrerà una banalità, ma come si deterge il viso è molto importante, perché tante volte scegliamo un prodotto a caso, un prodotto che pensiamo che vada bene per sé, per tutte le tipologie, per sì, tutte le età, e invece non è così. Non è così. Quindi bisogna essere delicati, ma comunque fare una detersione è molto importante, perché se la detersione non avviene, tu puoi mettere tutto quello che vuoi dopo, ma non ci sarà la stessa efficacia, soprattutto anche l'esfoliazione, almeno una volta a settimana. Poi direi, quando ci si alza al mattino, io dopo la buona detersione proporrei una buona crema per una pelle normale secca, consistente, che aiuti quella protezione di cui parlavamo prima, per una pelle normale mista che tendenzialmente ha quell'effetto lucido soprattutto nel pomeriggio, inizierei con una buona skincare che aiuti questa, che se,
sebo normalizzi, insomma, quindi aiuti in questo caso. Cambierà anche la considerazione del clima, no? Immagino che a seconda delle temperature, quindi inverno, estate, primavera, autunno, certo, cambia completamente, certo, se siamo esposti più o meno al sole, quindi sono valutazioni da fare, ecco. Quindi ma di più, non solo il sole, ma anche proprio il caldo, il freddo, cioè una pelle normale secca d'inverno avrà bisogno di un aiuto, se vuoi, in più, perché tendenzerà a seccarsi, certo, più avere bisogno di più nutrimento. Dall'altra parte, il caldo per una pelle normale mista farà in modo che già non tolleri molto quando fa freddo, figuriamoci nel caldo col sudore, eccetera. Quindi la stagionalità è una delle variabili più importanti, certo, cioè è molto importante. Un prodotto sempre, per tutto il giorno no, ma neanche per tutto l'anno. Certo, e anche penso, non so, quando uno viaggia, no? Immagino, non so, le temperature diverse, l'aereo, piuttosto che gli spostamenti, certo, quindi sono tutte considerazioni da fare. Maria Paola, in conclusione, qualche nota su Ambadue, linea che concretizza la sua esperienza e ricerca? Allora, come conclusione posso dirti cosa facciamo. Brava. Quello non detto, nel senso che Ambadue è un laboratorio indipendente, quindi parte dall'idea, dal pensiero, formula, produce, confeziona e cerca di far felice i propri clienti, insomma. Sì. Come ti dicevo, l'anima di Ambadue non sono soltanto io, ma anche la professoressa Gaudiello, docente di chimica cosmetica all'Università di Torino, che è fondamentale per il nostro laboratorio. E come ti ho detto, insieme abbiamo ideato questo modello formulativo che abbiamo dedicato tantissimo tempo e tantissimo studio, e quindi speriamo piaccia ai nostri clienti. Certo, assolutamente, poi ci hai dato una spiegazione veramente esaustiva. Possiamo ricordare il sito, magari così almeno le persone che ci stanno ascoltando possono andare a curiosare. Certo, prego. www.ambadue.com. Ok, e possono scriverti? Sul sito c'è la pagina contatti, siamo presenti anche i social, sia su Facebook sia su Instagram. Perfetto, allora ti salutiamo Maria Paola, ti ringraziamo per questo tuo intervento. Abbiamo avuto grazie ospite la dottoressa Maria Paola Merlo, fondatrice di Ambadue, The Science of Nature, che si occupa di cronocosmesi e ci ha fatto veramente una bellissima presentazione di quanto importante sia considerare l'ora, il tempo e le varie caratteristiche che stiamo, come dire, le varie caratteristiche della nostra giornata per poter utilizzare il cosmetico opportuno e adeguato per le nostre pelli. Grazie mille Maria Paola per essere stata in Alziamo le Vibrazioni e a risentirci a presto. Grazie. Grazie Maria Paola, a presto. Restate con noi, Alziamo le Vibrazioni.